L'isola dei famosi alle porte, Rumors non poteva non chiedere il parere a un'ex sexy naufraga, come Veridiana Malman, protagonista dell'edizione 2008. La bellissima showgirl brasiliana fa il totto vincitore e scommette su una sua connazionale. È sempre bellissimo che ricomincia l'isola, perché non solo perché ho fatto io l'isola, ma è comunque un programma bellissimo, io lo seguo sempre, anche l'ultima volta sono stata davanti alla TV a vedere tutte le puntate, ma comunque quest'anno anche è piacevole sapere che ritornano a Honduras, perché io sono arrivata in Italia un anno prima di quando ho fatto l'edizione dell'isola, quindi quando io sono andata a Honduras, dopo quello hanno cambiato posto, quindi non ho mai avuto il piacere di rivedere quei posti belli dove sono stata io. Il cast, certo, bellissimo, ci sono due brasiliani, c'è Thiago, che è una persona stupenda, la conosco anch'io, ma già da anni, perché lui fa il modello, quindi ci siamo anche visti in altri posti diversi in tutto il mondo, quindi mi fa veramente piacere che lui sia riuscito ad entrare. Poi c'è anche Magda Gomez, che secondo me è molto forte, perché ha un carattere abbastanza forte da quello che la conosco, e anche fisicamente secondo me ce la può fare. Beh, sei un po' di parte, eh? Ho parlato di queste due persone perché è normale, io che sono brasiliana parlo dei miei vicini, diciamo, però anche gli altri, Raffaella Fico, spero che ce la faccia col fisico, perché di solito le ragazze beluccia, diciamo, fanno più fatica, lo so, anch'io ho sofferto tantissimo con la fame, perché quella è veramente la parte più difficile. Ecco, ma che cosa ti è rimasto di quell'esperienza? Io dico che l'isola per me è stata un'esperienza bellissima, nel senso che adesso non mi ricordo più i lati negativi, anzi, tipo, mi ricordo solo le cose belle, che comunque imparare a convivere con delle persone che comunque magari non è che li vedresti tutti i giorni nella vita normale, però lì per forza devi convivere, quindi per il carattere di una persona secondo me impari tantissimo assieme alla fame, perché comunque ti fa essere debole, e magari ogni tanto esce anche un carattere che non è il tuo carattere di ogni giorno, anche perché io sono una persona abbastanza solare, e lì ecco ero un po' mortuccia, diciamo, non sono riuscita a fare vedere tanto del mio carattere come ho pensato di farlo vedere, ecco, però vabbè, fa parte del gioco. Mentre tu e Leonardo Tumiotto fate sul serio, siete fidanzati da 2 anni e mezzo, convivete felicemente, insomma, siete proprio una coppia monotona. No, ma questa è una cosa vera, infatti noi siamo una coppia molto noiosa anche per voi di Rumors.it, perché lo so che voi non vedete l'ora che io dica vabbè, mi sono lasciata con Leonardo, o magari non siamo in crisi, o qualcuno ha tradito l'altro, e quindi alla fine è quello che fa notizia, lo so, però cosa devo fare? Alla fine stiamo bene assieme, non vabbè, abbiamo i soliti problemi di qualsiasi coppia, però la storia va avanti, e di notizie non possiamo farle, quindi è un peccato che in Italia faccia gossip solo le coppie che tradiscono e si lasciano. Ci stiamo avvicinando a Sanremo. Chi, secondo te, farà meglio tra Belen e la Canalis? Ma tutte e due hanno dei caratteri molto diversi, diciamo. Secondo me avranno dei ruoli anche diversi a Sanremo, come ho già letto da qualche parte che hanno detto che Belen farà più la ballerina e invece la Canalis andrà più che a condurre, a intervistare, quindi questa secondo me è la cosa giusta, perché così anche non ci sarà un litigio tra di loro, e sono due belle ragazze sicuramente, e secondo me la scelta di avere tutte e due è anche, fa parte del gossip, perché tutte e due hanno dei fidanzati che fanno parlare, che hanno dei problemi, vabbè, George Clooney niente da dire, poi Corona tutti i casini, però secondo me per quello anche che li hanno messo lì, per fare parlare di Sanremo, ma io gli do un bocca al lupo, perché Sanremo è una bella cosa per l'Italia, quindi è vista in tutto il mondo, speriamo che vada tutto bene per loro.
Io so che hai il pallino della conduzione, di la verità che un po' l'invidi. Ma guarda, l'invidia ci può essere, perché io quando, adesso che ci penso che loro saranno a Sanremo, certamente che per ogni showgirl è un sogno arrivarci lì, quindi c'è un'invidia sì, però un'invidia positiva, che alla fine tipo il sogno, spero che un giorno riuscirei anche a realizzare questo. Però io pian piano faccio la mia gavetta, faccio la mia strada, quindi non mollo mai e spero che questa cosa un giorno venga ricompensata. Ecco, a proposito di gavetta, tu l'hai iniziata a Striscia la Notizia. Cosa consigli a Federica e Costanza che quest'anno scenderanno dal balcone? Quando scendi dal balcone comunque ti viene una malinconia abbastanza grossa. Io mi ricordo che anche se ho fatto solo 7 mesi perché ho sostituito Thais, quando sono uscita i primi mesi sono stati abbastanza difficili, non solo perché è un lavoro quotidiano che fai con tutti i giorni, ma anche perché lavorare lì tutti i giorni alla fine diventa una famiglia. Tutte le persone che lavorano lì, dalla produzione a chi conduce, quindi diventa una tua famiglia. Quindi il problema più che altro è questo, di non vedere le persone che vedi tutti i giorni, però dall'altra parte invece ti apri il mondo, perché quando sei lì comunque puoi fare solo quello e basta, anche perché Antonio Ricci è molto severo, non lascia che le veline fanno niente anche campagna pubblicitaria, non lo so, di lingerie, di queste cose qua. Lui è molto preciso, quindi magari una volta che ti fermi di fare veline, ti apri invece un altro mondo, quindi lì devi scegliere il percorso che vuoi fare. La tua ex collega Melissa Satta ha intrapreso la carriera oltreoceano. A te interessa l'America? Io ho vissuto 2 anni e mezzo a New York prima di arrivare in Italia, quindi lì facevo la modella, ma adesso che sono qua in Italia ormai da quasi 3 anni, se ci penso di tornare a New York, secondo me non ce la farei più, magari per il carattere che hanno gli italiani, comunque ormai mi sono abituata a stare qua, qua ho il mio fidanzato, qua mi sono fatta la mia vita, tipo la prima volta che ho preso una casa, ho creato la mia indipendenza qua in Italia, quindi secondo me ritornare a New York comunque con la vita un po' frenetica non ce la farei più, mi sa. Con chi ti piacerebbe lavorare? Con chi mi piacerebbe lavorare? Ma guarda, in Italia ci sono tantissime persone che sono brave. Vabbè, il mio idolo numero uno, donna, è Michelle Hunziker, che vabbè, non solo perché ci ho lavorato assieme, ma anche perché mi ha aiutato tantissimo quando facevo Striscia e non parlavo neanche l'italiano, quindi ci parlavamo sempre in tedesco. Un saluto grossissimo a tutti quelli che leggono rumors.it, e adesso lo dico anche in portoghese. Un saluto molto grande a todas as pessoas que leiam rumors.it. Ciao, un bacione e ci sentiamo alla prossima, però senza gossip.